quale modo migliore di festeggiare la maturità se non rubando un pullman di linea e scorazzando insieme agli amici? Una bravata costata cara ad un 19enne di Saccolongo fermato ieri notte dai carabinieri di Polverara. L'intraprendente, maturando, ha pensato bene di salire su un pullman di Bus Italia lasciato posteggiato e con chiavi inserite alla capolinea di Viale dello Sport a Polverara. Poi, insieme a due compagni d'avventure di 22 e 15 anni, ha iniziato il tour. Essendo un guidatore inesperto, però, alla prima rotonda, dopo appena pochi chilometri, ha demolito un paio di cartelli stradali. Un automobilista che ha assistito alla scena, stupito che il pullman di linea fosse ancora in funzione a tarda notte, ha subito avvisato i carabinieri. I militari dell'arma hanno fermato il maturando mentre stava andando a riposteggiare il mezzo dove l'aveva trovato, sperando di non essere stato notato. Sapevo di rischiare, ma era una scommessa, si è giustificato il 19enne, che doveva pagare pegno con gli amici in caso di buona riuscita degli esami di maturità. Oltre alla promozione assicurata, per lui di assicurato c'è anche una denuncia, furto aggravato e danneggiamenti in concorso e guida con patente diversa. I carabinieri sono stati clementi e non hanno proceduto all'arresto, visto che hanno trovato il giovane mentre stava andando a riconsegnare il pullman rubato.